Anche quest'anno ce l'ho fatta, sono andato ad Arte Fiera. Il mio rapporto con le fiere è un po' di amore e odio. Odio perché una volta che entro in una fiera, dopo 20 minuti mi viene la depressione, il mal di schiena e non vedo l'ora di uscire. Amore perché ovviamente c'è sempre qualcosa di interessante da scoprire, in qualche modo è la fotografia di quello che c'è sul mercato in quel momento e comunque si respira un'energia positiva, piena di aspettative, di entusiasmo e se vogliamo anche intrigante. Poi bisogna dire che comunque Arte Fiera rimane in cima alla classifica delle fiere italiane. Quest'anno con il cambio di direzione che ha preso in mano Simone Menegoi, ovviamente come bonus in Italia fra mille polemiche, il risultato mi sembra che ci sia stato. Il layout degli stand mi è sembrato molto pulito ed elegante, all'altezza comunque delle grandi fiere internazionali. Alto il livello delle opere, molta fotografia. Stranamente quasi zero video e installazioni, forse poco rischio, diciamo così, ma immagino che questa sia stata soprattutto una scelta dei galleristi, non lo so. A tutti i modi mi è sembrato che mancasse forse un po' il coraggio di osare, ma questi forse non sono tempi particolarmente arditi, per cui probabilmente si è cercato di mettere in piazza quello che si è più sicuri di vendere, come giusto che sia, perché poi alla fine la fiera altro non è che un grande mercato, non dimentichiamocelo. Per quanto vogliamo farlo passare per un grande evento culturale, cosa che ha provato a fare per esempio negli scorsi anni soprattutto Angela Vettese, alla fine sempre un mega centro commerciale di lusso rimane. È un po' da qui che nasce il mio odio, perché dopo un po' provo quello stesso fastidio che provo nei mall. Tutto diventa troppo, dopo un po' perdi concentrazione, hai gli occhi troppo pieni di cose, non riesci a guardare tutto con la sufficiente freschezza mentale che ti servirebbe e che le opere stesse meriterebbero. Non so come siano stati quest'anno i risultati in termini di pubblico e di vendita, perché non mi sono fermato particolarmente a parlare di queste cose, tra qualche giorno lo sapremo sicuramente, ma quello che mi chiedo è se oggi questo genere di manifestazioni abbia ancora senso. Non so, ha senso per le gallerie spendere tutti quei soldi per stare a Bologna 2-3 giorni per raggiungere un pubblico che si potrebbe raggiungere in tanti altri modi meno dispendiosi, con i mezzi che abbiamo a disposizione oggi, con la stessa cifra ne raggiungi milioni, non qualche migliaio. Eppure sembra che il metodo classico, il metodo bancarella, vinca ancora. A livello di business non lo so, sono un po' perplesso, ma umanamente lo capisco, è bello ritrovarsi tutti gli anni, farsi vedere, lamentarsi tutti quanti insieme che i tempi sono cambiati, che non si vende più come una volta. Poi c'è l'inaugurazione che ti fa sentire un po' VIP perché tu ci sei e tanti altri no, stare un paio di giorni sotto i riflettori, poi te ne torni a casa confuso e felice di aver preso parte a questa grande kermesse internazionale. Insomma, alla fine qualcuno vende, qualcuno no, qualcuno ci rimette, qualcuno ci guadagna, molti forse vanno in pari, ma hanno fatto comunque parte di una manifestazione dove alla fine l'importante è esserci. Ci sono gallerie che vivono solo così, se ne fanno tutte in giro per l'Italia, per il mondo e ovviamente vendono, se no non lo farebbero. Ma a volte mi chiedo se non sia più la fatica che il gusto, come si suol dire. Anche se mi rendo conto che soprattutto la vecchia generazione di galleristi non saprebbe lavorare probabilmente diversamente da così. Però è buffo se ci pensate che nel 2019 centinaia di gallerie si debbano spostare fisicamente da un posto all'altro, portare con sé a loro volta centinaia di opere, spendendo diverse decine di migliaia di euro per tentare la sorte in 2-3 giorni in una piccola città del centro-nord italiano. Eppure è così. Il mercante tendenzialmente vuole fare il mercato. Ed ecco che giustamente un ente fiera che si rispetti fa il proprio lavoro e ti mette a disposizione stand, luci, ribalte e tanta gente disposta pure a pagare un biglietto per entrare. Non lo so, a volte mi sembra che in certe cose non si riesca ad andare avanti, non si riesca ad evolvere, che tutto sempre si gattopardizzi. Cambia sempre, i direttori, gli allestimenti, le modalità, le gallerie, le opere, gli artisti, per poi rimanere alla fine sempre tutto identico.